ragazzi, oggi siamo qui in un nuovo video. Oh, perché non mi so di spalle? Ah, stavo ancora salutando un mio amico che è andato a Napoli. Ah, non è vero. Vabbè ragazzi, oggi siamo qui in un nuovo video. Se non l'avete ancora visto, andate a recuperare il video che abbiamo appena caricato. E quindi, come vi ho detto nello scorso video, quindi quello che abbiamo appena caricato, oggi andremo a fare quello delle fusioni. Quindi, ma prima di iniziare voglio salutare ben due persone: Beatrice, Simeone e un'altra Beatrice, perché si chiamano entrambe Beatrice. E Beatrice che, come la chiamiamo noi a scuola. Detto questo, direi di poter andare a vedere questi due personaggi che vedremo oggi. Ok, ok, ci siamo. Andiamo a scegliere. Come voi saprete, Gogeta. E poi ovviamente andiamo a provare tutti e due i costumi, quindi prendiamo Gogeta primo costume e Gogeta secondo costume. Ok, andiamo a combattere alle montagne. Ok, ci siamo. Ovviamente dopo vedremo anche un altro personaggio, non solamente questi due Gogeta, eh. State tranquillissimi. Allora, come mosse di questo qua, che è il primo costume, abbiamo la sparizione di assalto. Aspetta, vediamo. Ecco, vedi, noi possiamo andare ad ascoltare ovunque usando l'aura. Poi abbiamo lo scudo del punitore, questo qui, che può respingere qualsiasi mossa, pure una suprema, guardate. Ecco, aspetta. Aspetta, però dobbiamo mettere uso supremo, è stato Tom. Attacco supremo 1, per esempio, no? Ecco, guardate, 3-1. E mi fa... No, non ho fatto il tempo, vedete? Mi sono provato con lo scudo del punitore, però. Devo farlo prima, perché sennò il danno me lo fa, Vabbè. E per finire abbiamo l'esplosione... Basta, per favore. Vabbè, imprevisto. Abbiamo l'esplosione dell'anima e per finire la super danza folle, per, ovviamente per gli attacchi speciali. Ora passiamo agli attacchi supremi. Allora, con la guardia evanescente noi ci pariamo usando il vigore, come tutti noi sapremo. Dai, spostiamo, bravo. Ok, guardiamo la scelta. Poi abbiamo la super Kamehameha. E per finire un castigatore divino. Guardatelo. Oh, vabbè, torniamo alla mossa. E eccolo il colpo. Aspetta. Ok, mi si è impallato. Ecco, da adesso dal colpo finale. Ok. Passiamo all'altro. Allora, questo è il secondo costume. E abbiamo la carica massima. L'esplosione dell'anima. Poi la Kamehameha Big Bang, che noi la carichiamo al massimo. E se ci viene la scorta dietro, tipo la Kamehameha quando si è trasformato in Super Saiyan. E poi per finire la super danza folle. Ok, passiamo alle altre mosse. Allora, una mossa che si usa con il vigore, abbiamo l'onda esplosiva. Poi, anche qui la super Kamehameha. Però al posto del castigatore divino abbiamo questa Kamehameha Big Bang per 100. Che ha anche il nostro carissimo Gogeta Super Saiyan di quarto livello. Mi pare anche Super Saiyan 2. Cioè Super Saiyan 9. Ok. Vi ho fatto vedere questi due Gogeta. Direi di passare all'altro personaggio. Ok, l'ultimo personaggio che vi farò vedere sarà Veget Super Saiyan Blue. Ci mettiamo contro sempre questo progetto che abbiamo già visto prima, no?
andiamo al gioco di esempio. Ok ragazzi, come mosse abbiamo la carica massima, lo schianto del meteorite. Lo schianto del meteorite. Poi il colpo selvaggio, che è anche potenziabile. Allora, così è solo se lo premete. Se noi invece, guardate, vi faccio vedere proprio. Se noi invece andiamo avanti e poi premiamo X, quindi così. Aspetta, no ragazzi, un attimo. No, forse era giù. Era giù, aspetta. Vabbè, ragazzi, in qualche modo si teletrasportava. Mo' ci riprovo un'altra volta, poi... Niente. Così va avanti. Così va sempre avanti. E così va in su. Vabbè. E, vabbè, per finire abbiamo la pugnalata dello spirito. Mosse speciali finite. Abilità per mandare via il nostro carissimo Gogeta, anche a te. Abbiamo il campo di forza, che può essere potenziato con l'aura, cioè... Usa anche un po' il vigore, ma soprattutto se voi lo potete volete farlo all'infinito finché non vi finisce l'aura. Poi abbiamo la Kamehameha finale. Aspetta, fermi tutti. Allora, Gogeta messo nella posizione, sai che me ne frega. E invece Vegeta tipo... Ok. E l'ultima mossa è la spada dello spirito. Oh, ok, quindi tutti, giriamoci. Quindi, la spada dello spirito, come molti sapranno, chi ce l'ha, è praticamente questa mossa va avanti solamente se al primo colpo, quando esce dalla mano di Veget, prende in pieno l'avversario, allora può iniziare a rodeare. Bene, ragazzi. Per ora è tutto. Per oggi, cioè non per oggi. Per ora è tutto. E quindi. Ok ragazzi. Per oggi, cioè non per oggi. Per ora è tutto. E quindi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!